è un meeting per l'energia, come lei ha correttamente individuato, che abbiamo chiamato Fatti e Progetti, proprio per appellarci a alcune cose già fatte, quindi delle esperienze che possiamo portare in campo e progetti che si possono sviluppare. La Sicilia è una terra nella quale il tema energetico può costituire un motivo di sviluppo non banale, ma è necessario, come in tutti i casi, portare a conoscenza delle innovazioni, portare a conoscenza quelle tecnologiche, portare a conoscenza delle maniere, dei metodi, dei processi e soprattutto dei modelli di sviluppo che si possono realizzare, naturalmente a favore di un sistema che integralmente deve funzionare. Ci sono molti vincoli, ci sono delle barriere naturalmente, come purtroppo avviene soprattutto quando parte un certo tipo di programma, pur se dobbiamo dire che il tema dell'efficienza energetica in modo particolare è già un tema che non è proprio nuovissimo, in quanto ci siamo resi conto in Italia già da qualche anno con gli obiettivi 2020 del protocollo di Kyoto che è importante fare delle cose. La Sicilia è costituita una terra nella quale si sono sviluppati molti lavori, sono stati realizzati campi fotovoltaici in buona misura, sono stati realizzati degli interventi di efficientamento di edifici pubblici, parlo delle scuole, degli ospedali, di sedi di comuni. La Sicilia ha migliaia di comuni, tutti con problematiche legate ai bilanci, al sostentamento, alle famose spese correnti piuttosto che gli investimenti che non vengono consentiti se non viene raggiunto il pareggio di bilancio. Ma sappiamo che sotto il profilo proprio anche dei bilanci dello Stato ci sono delle restrizioni molto forti e in molti comuni, soprattutto quelli più piccoli, faticano a poter fare investimenti sulla loro efficienza. Eppure il grado di miglioramento che è prevedibile è molto elevato e se è molto elevato possono esserci interessi sia da parte delle imprese che possono realizzare, sono pronte a investire se stesse sull'efficienza delle amministrazioni pubbliche, sia da parte dei comuni stessi che provano a trovare anche delle fonti di finanziamento e soprattutto delle qualificazioni e del know-how che non hanno all'interno. Quindi Fatti i Progetti vuole essere un modo per far incontrare tutti i players del settore, sia nel mondo pubblico sia nel mondo privato. Le faccio banalmente un esempio, anche nel settore industriale ci sono delle aziende che hanno cosiddette energivore, perché consumano tanto nel loro processo produttivo, che oramai è quasi standardizzato, hanno un potenziale di miglioramento nell'ordine di 2 punti di percentuale, e quindi andiamo oltre al 20, al 30% in qualche caso, e capisce bene che per un'azienda che paga bollette di centinaia di migliaia di euro o anche solo di decine di migliaia di euro, un 30% può costituire addirittura il risultato di un bilancio dell'anno. Giorni. Abbiamo cercato di coinvolgere un po' tutta la filiera. Ci saranno degli operatori che sulla tecnologia hanno puntato il loro sviluppo, e quindi operatori industriali che fanno prodotto, ci saranno delle istituzioni, ci saranno i dirigenti, ci saranno dei professionisti, molti professionisti, e poi in modo particolare ricordo due soggetti che ho voluto coinvolgere e ci hanno dato la disponibilità a venire, e in modo particolare l'Energy Strategy Group del Politecnico di Milano, che verrà a raccontarci del report annuale che hanno fatto sul sistema di efficientamento energetico in Italia, e mi sembra un buon punto di partenza per studiare, per capire cosa fanno gli altri. In fondo non ci dobbiamo inventare nulla, no? Qualcun altro ha già fatto delle cose, ci sono delle best practices, cioè delle pratiche buone che altri hanno già fatto, basterebbe seguire un buon esempio. Allora, l'evento è rivolto a tutti quelli che hanno interesse del mondo energetico, anche solo per conoscerne un tantino le evoluzioni, quindi sostanzialmente è rivolto a tutti. Noi puntiamo ad avere amministrazioni pubbliche, dirigenti, tecnici, la politica, se vuol venire, ben accetta, perché non perché abbiamo noi tanto da insegnare, ma certamente il confronto ci consente di poter scambiare delle esperienze, ma anche il singolo cittadino che
può avere comunque un beneficio dalla conoscenza di questa cosa. Noi abbiamo già fatto dei link nei quali è possibile registrarsi, e poiché all'interno delle giornate, oltre ad esserci delle continue conferenze sui vari temi, ci sono dei workshop specifici dedicati quindi anche alla formazione, sono stati generati dei crediti formativi, quindi sarà assolutamente indispensabile in quel caso iscriversi per dare proprio le proprie generalità e ottenere i crediti che vengono promessi.